Qualcosa di nuovo a parte in questo territorio che scilla, forse l'unico in Calabria. Ecco, come nasce Sì, questa? veramente non è qualcosa di nuovo di adesso, è una cosa che abbiamo pensato nel 2017, poi per le vicissitudini che ci sono state, sostanzialmente da marzo 2018 fino al 21 settembre del 2020 sono rimaste ferme, siamo ritornati da settembre in poi e abbiamo messo a posto questo progetto, l'abbiamo portato a termine, che era quello di aiutare il paese di Scilla nel momento della difficoltà per Nello la specifico, spazzatura. cosa sono? Nello specifico sono degli autocompattatori per la differenziata che consentiranno a tutti i nostri concittadini e alle attività economiche di poterne usufruire per far sì di far funzionare meglio il servizio della spazzatura quando andiamo in difficoltà, soprattutto nel periodo estivo e nelle zone della parte bassa del paese, nella parte più turistica, ci consentiranno di avere questa valvola di sfogo che aiuterà il paese. È importante perché di fatto il cittadino può venire qua e con la tessera che sarà consegnata a ogni cittadino riuscirà a portare la spazzatura in questi cassoni e questo aiuterà il paese. In più È un servizio si che è già pensa, partito? sì, è già partito dall'altro Quindi ieri, i cittadini hanno già la i tessera? cittadini stanno prendendo la tessera al comune, e qua c'è il responsabile, il delegato alla Natessa Urbana che segue direttamente questa vicenda. Che è non altro che un completamento di tutto quello che stiamo facendo sotto l'aspetto della rettezza urbana. Il paese oggi lo vediamo pulito, non c'è spazzatura per le strade, non ci sono sacchi, un'attività costante e continua di monitoraggio che consente a far vedere ai turisti un paese migliore. Qual è il beneficio che ha il cittadino? Il beneficio è che raggiunto un numero X di chilogrammi avrà uno sconto in bolletta. Questo è il beneficio che noi puntiamo a dare a tutti i cittadini, che saranno rispettosi e ci aiuteranno in questo percorso. Sindaco, un'amministrazione che sta lavorando alla grande, vediamo un lungomare pulito, una città pulita, all'avvio della stagione, quindi ci siamo. Sì, ci siamo, dobbiamo concludere due o tre operazioni, la sistemazione del lungomare, che c'erano dei problemi che erano saltati, alcuni pezzi di marciapiede che erano saltati con la mareggiata e poi c'è da fare, e lo faremo in queste settimane, speriamo di farlo, abbiamo fatto una gara per rifare tutta la segnaletica orizzontale e verticale, non solo del lungomare, di tutto il paese, che darà decoro e lustro alla nostra città. E poi concluderemo con tutte le iniziative che quest'estate Scilla avrà. Ne dico una su tante, quella l'idea mia è quella di fare, la dico da voi per la prima volta, di mettere una barca di pesce spada a mare illuminata e un complesso che possa allietare tutte le persone che sono sul lungomare, cercando di evitare così l'assemblamento e dare l'opportunità ai tanti turisti che verranno di guardare delle cose forse viste solo in altri pochi posti al mondo. Assessore, il messaggio che lanciamo ai cittadini di Scilla, oltre che sono rispettosi nell'ambiente, dateci una mano. Dateci una mano, venite tutti a ritirare la tessera per dare un servizio migliore a questa cittadinanza.